Tino, Ferrovia Pulo Lucane, ma in questo caso non c'è niente che non funziona, anzi ha funzionato tutto più di quanto deve funzionare, dovrebbe funzionare. Non nelle Ferrovie Pulo Lucane. No, nelle ferrovie. Ti spiego, Tino, intanto mi raccomando, il gioco è bello, va, quando dura poco. Dura poco, bisogna farlo responsabilmente. No, siamo già venuti ma non c'eri, hai anche letto, hai anche letto, hai anche letto. Hai anche letto. Tino, Tino, un milione di euro. Un milione di euro. Tu lo fai a me, io lo faccio a te. Cosa, cosa, cosa? Un milione di euro. Chi è stato? Noi siamo stati. Lei ha dato proprio il biglietto dando i numeri. Come dando i numeri? Ma le ha dati lei i numeri. Lei chi? Lei chi? Dammi i numeri. Dai i numeri pure a me, ti prego. Dai i numeri pure a me. Quali numeri? Allora, intanto ricordami i numeri. Intanto ricordami i numeri. Non mi ricordo i numeri. Come no? Fai vincere 55. Ma dai. Sono numeri casuali. C'è stato benissimo. Ah, cioè quelli che poteva essere, cioè, un miliardo di possibilità. Era un passeggero, chi era? Lo ricordiamo. Eh no, perché noi ne vendiamo tantissimi, ovviamente, quindi non sappiamo ancora. Vedremo se si Ma farà. Si è già ricordato di voi? Ha già ancora lasciato no, la busta, ancora so. Niente, ancora ha fatto niente. Così la collega, ha fatto, ha fatto così la collega, ancora niente. Come si chiama questa cosa qua? Cosa? La lotteria. Come la Million Day. Million Day. Million Day. Infatti, di nome di fa. Million di day. Nome è un milione. Giocate responsabilmente, ma qualche volta se dovete giocare passate di qua, perché la signorina dà i numeri. Cioè la signorina dà i numeri così. Dai il numero, dacci un numero, dai, quello che ti viene vai in mente. 9, 10, 29. 9, 10, 29. 9, 10, 29, 30 e 31. 5 numeri sono? 5 numeri. No, 5 numeri. Fino a, dall'1 al 55. Dall'1 al 55. Si possono giocare solo 5 numeri su 55. Ce li ricordiamo quelli che abbiamo appena detto? 9, no, 29, 30 e 31. Giocateli tutti. Giocateli tutti. Scherzo, ora giocateli voi. Giocate responsabilmente. Sempre. Una volta tanto si può provare. Poi dicono perché non vinci, perché non giochi. Io non potrò mai vincere perché non gioco mai. Io non gioco mai, mai, mai. Io ci sono ma non gioco mai. Vedi? E questo è il problema. E questo è il problema. Ma io non lo so. Niente, ma tu vabbè. Devi avvisare. Ma no, ma dai. Niente. È stato lei, è vero. Sta guardando con sospetto il signore. Sta venendo a lasciare soldi per ringraziare? No. No. Chi sta? No, ma sarà difficile capire chi sta. Sono stati loro. Tino, guardala bene negli occhi. Oddio. Guardala bene negli occhi. Deve mettere gli occhiali perché sennò così è difficile. È stata lei a vincere il milione di euro. Magari, sì. Chi avrebbe fatto col milione domani di euro? Infatti parto le Maldive. Sì. Pensavamo la signora è stata lei ha vinto. Come? Lei ha vinto un milione di euro. Un milione di euro, non stavo qui a Lambda. Non stava qua a Lambda, l'ha detto. C'è stato un conflitto di interessi. Non alla no, io lavoro, certo, ci mancherebbe altro. C'è stato il conflitto fa Lambda, Tino. Chi ci segue lo sa, chi ci segue lo sa. Una situazione esplosiva. Tino, non hai resistito. No, Tino. Assolutamente, assolutamente. Non hai resistito. Tino, non hai resistito. Tino. Ma quanto, oh, ha giocato, quanto ha giocato il vincitore? 2 euro. 2 euro. Euro. Eccolo una qua. Giocata di 2 euro. 9, 10, 29, 33, 55. Ha cambiato. Ha cambiato. E quindi. È il 55. La responsabilità è tua, ricordatelo, Dovessimo non vincere, vogliamo il risarcimento da te, Danni per giunto, danni. Vabbè, Tino. Ci salutiamo adesso, perché se dovessi vincere chi ti conosce più, direttore? Certamente io. Cioè neanche assolutamente. Neanche a dividere, neanche la proposta di dividere. Da David, direttore. Sei veramente. Sei veramente.